Se un proprietario di un immobile che si è affidato a un'agenzia immobiliare per vendere il proprio appartamento, in questo video ti spiegherò come ti dovrai comportare durante le visite che il tuo agente immobiliare effettuerà con i potenziali acquirenti all'interno del tuo immobile. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che si occupa di vendite e locazioni di immobili residenziali e commerciali a Roma e in tutta la provincia. Mi capita spesso, quando mi conferiscono l'incarico di vendere un immobile, che il proprietario mi chieda come mi devo comportare quando verrai a fare le visite con i potenziali clienti. Allora, nel mio caso, dal momento che noi applichiamo la tecnica dell'open house, e ti invito a vedere il video in cui parlo di questa metodologia molto efficace, io svolgo le visite all'immobile senza la presenza del proprietario. Quindi quando tengo l'incarico di vendere un immobile, concordo con il proprietario che durante le visite non sia presente e ho risolto a priori una problematica. Molti proprietari invece pretendono di essere presenti perché vogliono ascoltare cosa dice l'agente immobiliare e vogliono sentire i commenti degli acquirenti. Allora, in quel caso il consiglio è di essere molto cordiale all'inizio quando l'acquirente entra dentro casa con l'agente, ma dopo aver salutato mettersi assolutamente in disparte, lasciando il professionista, l'agente immobiliare, libero di girare per l'immobile e di spiegare la sua presentazione della tua casa. Molti proprietari invece cosa fanno? Intervengono, addirittura alcuni non fanno parlare il proprio agente, ma sono loro a spiegare l'immobile, perché credono che, conoscendo l'appartamento benissimo in quanto è casa loro, solo loro possono comunicare al meglio all'acquirente determinati dettagli. Questa per esempio è una delle cose più odiate dagli acquirenti, i quali hanno preso contatti con un agente immobiliare professionista e desiderano poter interagire con loro. Così facendo, inoltre, il proprietario sta mettendo in cattiva luce il professionista, perché praticamente fa arrivare il messaggio all'acquirente che lui proprietario non ritiene il professionista, l'agente immobiliare, in grado di presentare l'immobile. Un altro errore che fanno molti proprietari è che, mentre l'agente immobiliare spiega presenta l'immobile e quindi cammina per l'appartamento con gli acquirenti al seguito, il proprietario li segue. Cioè li segue, proprio come dire, e comunica questo effetto commessa del tipo comprami questa casa. Ed è una cosa fastidiosissima. Ci sono acquirenti che ho saputo aver interrotto la visita quando si sono resi conto che in tutte le stanze dove andavano con l'agente immobiliare si ritrovavano sto proprietario che era lì pronto ad ascoltare, a intervenire, a dire. Molti acquirenti non gradiscono la presenza del proprietario, altrimenti avrebbero contattato dei proprietari che vendono l'immobile senza agenzia. Altro errore pazzesco è quello di intervenire qualora l'acquirente facesse un commento, soprattutto se a volte è un commento, diciamo, poco educato. Purtroppo viviamo in un'epoca dove c'è la dimenticanza delle buone maniere e quindi qualche volta gli acquirenti, nel fare il commento, ma perché stanno parlando con l'agente immobiliare, dimenticano che in quel momento è presente pure il proprietario e magari rivolgono un
apprezzamento poco carino sul colore del bagno, oppure sul colore di una tenda, o sulla posizione di un certo elettrodomestico dentro la cucina. Ecco, in quei casi bisogna essere un po' come una mattonella, deve essere impassibile, non si può intromettere, piccarsi o dar sfogo alla sua suscettibilità perché magari un cliente poco educato ha commentato non so, il colore del bagno che lui ama tanto, ma che all'acquirente crea praticamente l'emicrania. Altro errore da evitare assolutamente è quello di iniziare a conversare con l'acquirente prendendo spunto magari da un commento su qualcosa che richiama un aspetto politico, un aspetto religioso, un aspetto sullo sport preferito, il calcio, e a un certo punto scoprire che si è su posizioni totalmente avverse. Magari una persona è di una squadra di calcio e il proprietario è della squadra che è acerrima rivale di quella dell'acquirente, e cominciare una diatriba parlando di aspetti calcistici che non hanno nulla a che vedere con la compravendita. L'ho visto succedere tantissime volte, soprattutto tanti anni fa, quando non applicavo la tecnica dell'open house. Altro errore assolutamente madornale: cominciare a intervenire se l'acquirente chiede, ad esempio, se il prezzo è trattabile. Se il proprietario risponde di sì, si crea già un primo cortocircuito, perché nella testa dell'acquirente la trattabilità è di almeno il 10-20%, nella testa del proprietario è intorno ai 100-200 euro. Quindi perché rispondere su un aspetto totalmente soggettivo e non oggettivo, e magari togliere qualche argomentazione invece al professionista agente immobiliare presente? Allo stesso modo è da evitare qualsiasi risposta alla domanda che riguarda il mobilio, perché molto spesso, soprattutto quando si è nell'ambiente cucina, i visitatori dell'immobile chiedono: la cucina rimane? E molti proprietari rispondono sì, certo, non facendo rispondere all'agente immobiliare. Sì, certo, nella testa dell'acquirente è sì, certo, regalata, inclusa nel prezzo. Nella testa del proprietario è: dopo che mi hai pagato tutto il prezzo che io chiedo nell'annuncio, mi dai altri 5, 10, 15 mila euro per la cucina che io con tanti sacrifici ho pagato a suo tempo. E purtroppo questo può essere un altro elemento di grossa discussione quando poi l'acquirente va in agenzia a formare l'offerta, perché parte dal presupposto che nel prezzo era inclusa la cucina, e spesso la trattativa salta perché a quel determinato prezzo il proprietario non vuole più lasciare la cucina che lui stesso aveva detto che avrebbe lasciato, ovviamente lui pensando di lasciarla dietro compenso, ma lasciando intendere all'acquirente praticamente che invece sarebbe rimasta inclusa. Quindi, riepilogando, la miglior tecnica per il proprietario quando vende l'immobile con un'agenzia per evitare, diciamo, di incorrere in un errore è quella di lasciare l'immobile completamente nella disponibilità assoluta dell'agenzia immobiliare, del professionista, uscire, andare a fare una passeggiata e rientrare solo dopo che le visite sono terminate. Laddove non fosse possibile applicare questo prezioso consiglio, allora il proprietario, una volta salutato l'acquirente, si mette in disparte, lasciando intendere, previo già accordo preso separatamente con l'agente immobiliare, che laddove l'acquirente avesse qualche dubbio al quale può rispondere soltanto il proprietario, viene convocato per dare quella risposta che deve essere più concisa possibile, non deve assolutamente toccare
gli argomenti economici per i quali si deve rimandare all'agente immobiliare. Se ti è piaciuto questo video e hai bisogno di consigli per la vendita del tuo immobile, puoi contattarci ai recapiti che trovi nella pagina di questo canale YouTube, oppure sul nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social. Ti invito a iscriverti al canale, a mettere un click sul mi piace di questo video e anche a cliccare sulla campanella delle notifiche in modo da poter essere avvisato quando pubblichiamo altri video. Ti auguro buona vendita, un ciao da Leonardo Raso.